Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, questa sera ci ritroviamo dinanzi alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, nei primi vespri della solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, per l'accensione dell'albero di Natale e soprattutto per la benedizione del presepe, che da questa sera rimarrà esposto alla pubblica venerazione per tutte le feste natalizie. È tradizione radicata nella fede e nella devozione dei cristiani, quella di allestire dei presepi, affinché anche attraverso di essi si potesse ricordare l'evento della prima venuta del Signore Gesù. Questa sera allora, dinanzi alla capanna di Betlemme, vogliamo fare il proposito di prepararci con fede alle prossime feste di Natale. Vogliamo farlo ad imitazione di Padre Pio, che sentiva il cuore traboccante di un santo amore verso il mistero del Verbo incarnato. Ma soprattutto vogliamo farlo ad imitazione di Francesco d'Assisi. In quest'anno, infatti, con tutta la famiglia francescana ricordiamo quanto avvenne 800 anni fa nella grotta di Greccio. Da questa sera dunque potremo anche noi qui sostare per contemplare, come Francesco, il mistero del Dio fatto uomo. Senti, mi metti questo qua. Fatti accendere l'albero. Andiamo. Ecco, vediamo che viene benedetto prima l'albero che mentre veniva asperso dal ministro provinciale è stato acceso, e poi il ministro provinciale si reca all'interno di questa struttura complessa, abbiamo detto molto più articolata rispetto al presepe degli altri anni, che non contiene soltanto la scena della Natività, ma anche tante altre scene che vanno tutte scoperte e lette nel loro messaggio evangelico che ciascuna trasmette. E già comunque si vede nella sua bellezza questo albero pieno di luci. E l'altro particolare significativo provvidenziale che voglio leggere: fino a poco tempo fa, fino a forse una mezz'oretta fa, c'era una pioggia insistente, notevole, che è andata affievolendosi poco prima della fine della celebrazione eucaristica, e che, da quello che potete vedere, nessuno ha gli ombrelli, cessato di dare fastidio e di importunare, di creare problemi a questo rito esattamente nel momento in cui è cominciato. Quindi davvero da lassù qualcuno vuole sottolineare quanto questo momento sia importante per tutti i credenti, perché li riporta a quel momento di 800 anni fa, quando Francesco ha voluto regalare al mondo il ricordo di quanto oltre 2000 anni fa il Signore ha fatto, cedendo la sua onnipotenza per amore e facendosi uomo per addossare sulla sua umanità tutto quello che l'umanità aveva fatto allontanandosi da Dio. Quindi è stato forse il primo e più grande gesto d'amore di un Dio verso la sua creatura, verso l'uomo. Io vorrei ancora approfittare questo momento, anche perché, ecco, non è mai banale dirlo, quest'albero di Natale bellissimo non è stato sacrificato per amore, ecco, semplicemente perché fosse abbellito, è assolutamente no, ecco, quindi
questo è un messaggio anche molto importante, certo. Ripeto, non è mai scontato, ma la polizia che gestisce forestali decidono nella loro politica anche di amministrazione del territorio di eliminare alcuni alberi dalla montagna per dei criteri che evidentemente io personalmente non conosco, ma so che in qualche modo era destinato ad essere comunque spiantato. Ad essere spiantato, per cui ecco, magari si approfitta di questo periodo per poi utilizzarlo per questa cosa qui, ma non viene sacrificato perché diventi albero di Natale, assolutamente no, né questo, né credo e spero, ecco, con tutto il cuore, né tanti alberi di Natale che magari allietano le nostre case, le nostre parrocchie. Intanto abbiamo cominciato a vedere, grazie ai nostri due operatori che stanno sfidando il freddo, sì, visto che la pioggia è finita, li voglio citare, sono Vito Ciavarella e Roberto Cocomazzi, come voglio citare anche il sacrificio leggermente minore perché sta al caldo, di Giulio Russo che è qui con noi in regia e di Antonio Massa che sta nella seconda regia di Via Denunzio. Dicevo, abbiamo potuto vedere e pregustare le prime scene di questo presepe che è molto articolato, non è possibile vederlo tutto nei dettagli, ma va visto di persona e gustato di persona. Fra Nicola, dicevi dell'albero che comunque ha un significato cristiano. In questo momento mi pare che c'è il segno di croce finale. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, non si sente, non si sente. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Parola del Signore. Ecco, non era un segno di croce. Dalla vita prima di Tommaso da Celano. Il segno che si a questo proposito è degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che San Francesco realizzò 3 anni prima della sua gloriosa morte a Greccio, il giorno del Natale del Signore. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco, perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie ad un neonato. Come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare quel luogo designato, tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto da Santo Francesco. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina a Padre Agostino: «Mio carissimo Padre, il celeste bambino faccia sentire anche al vostro cuore tutte quelle sante emozioni che fe sentire a me nella beata notte.
affinché venne deposto, allorché venne deposto nella povera capannuccia. O Dio, Padre mio, non saprei esprimervi tutto quello che sentii nel cuore in quella felicissima notte. Mi sentivo il cuore traboccante di un santo amore verso il nostro Dio umanato. La notte nello spirito durò anche allora, ma lo dico pure, in mezzo a un sì buio pesto, feci una fortissima indigestione spirituale. Oh, quante volte il mio pensiero si portò dal bambino a voi e da voi al bambino. Carissimi fratelli e sorelle, anche quest'anno, nei primi vespri della solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, vogliamo, con il tradizionale rito della benedizione del presepe e dell'accensione del grande albero, proiettarci per certi versi nella tenera e commovente atmosfera natalizia. Ricreare plasticamente l'ambiente descritto nei Vangeli dell'infanzia ci deve aiutare a considerare e a contemplare in modo particolare il mistero del Verbo incarnato. Quest'anno allora più che mai, nell'ottavo centenario del Natale di Greccio, vogliamo immergerci con gli occhi e con il cuore, come fu per il serafico padre San Francesco, nei disagi in cui venne a trovarsi Gesù per la mancanza delle cose necessarie per un neonato. Francesco voleva vedere anche con gli occhi del corpo come il bambino giacesse in una greppia sul fieno fra il bue e l'asinello. Voleva evidentemente spingersi per un attimo dentro l'evento salvifico del Dio fatto uomo. Voleva trasportarsi per un istante a Betlemme e, come i pastori e i magi, rendere il suo omaggio e la sua venerazione al Re dei Re. Quest'anno e da questa sera, allora, grazie alla buona volontà, alla creatività e alla passione del guardiano Padre Rinaldo e di tanti collaboratori che si sono messi a disposizione, possiamo anche noi entrare fisicamente nel presepe. E mi auguro non solo per contemplare il mistero profondo del Natale del Signore, ma per sentirci fortemente destinatari di quel mistero d'amore. Fratelli e sorelle, siamo oggetto dell'amore infinito di Dio. Questo deve dirci principalmente il presepe. Da questo spazio di contemplazione, che genera una potente lezione di vita, dobbiamo attingere quella forza prorompente, capace di far risuonare ancora e nuovo l'annuncio più bello che sia mai stato rivelato al mondo. Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Approfittiamo allora, cari fratelli e sorelle, di questo tempo di grazia. Facciamo diventare la nostra vita, il nostro cuore, una novella Betlemme, dove il Signore potrà dimorare non solo fra le povertà delle nostre esistenze, ma anche nella letizia di cuori desiderosi ed entusiasti di ospitare il Re dei Re, nella gioia di animi pronti ad essere visitati da colui che viene per la nostra salvezza. Lasciamolo entrare nella periferia del cuore, dove risiedono le nostre amarezze, le nostre delusioni, le nostre fragilità, i nostri limiti.
Noi per primi facciamo fatica a scavare in queste zone inconfessate della nostra vita. Ma proprio lì è giunta l'ora di agire. È tempo di preparare una culla per il Signore che viene, e dove noi per primi ci rifiutiamo di andarci per paura di rimetterci in gioco, per paura di far traballare le nostre false sicurezze, per paura di incontrare la verità di noi stessi. Coraggio, siate pronti. Il Signore viene a visitare la nostra casa, vuole dimorare nel nostro cuore. Accendiamo la lucerna della fede. Egli non tarderà. La nostra salvezza, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Concludo richiamando un breve stralcio della lettera apostolica Admirabile Signum di Papa Francesco. Con questa lettera, scrive il Papa, vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe, come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze. È davvero un esercizio di fantasia creativa che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini, quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno, anzi, spero che laddove fosse caduta in disuso possa essere riscoperta e rivitalizzata. Fin qui la citazione. Un augurio, quello del Papa, che dobbiamo accogliere e trasformare in proposito ed impegno per questo Santo Natale. Ci aiuti a sostenerlo e a custodirlo l'intercessione dell'amato Padre Pio, che oggi, come allora, esorta ad andare idealmente alla grotta, perché lì c'è scuola di vita, lì impariamo a comprendere l'essenziale, il vero e il bello della nostra esistenza. Lì impariamo a discernere le vanità del mondo e a farne rinuncia. Fratelli e sorelle, la luce è vicina. Con gioia andiamo incontro al Signore che viene. Auguri e buona preparazione al Santo Natale. È venuto a portare il lieto annunzio ai poveri, e diciamo insieme: vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Cristo, rivelati a chi ancora non ti conosce e fa che ogni uomo possa gustare la gioia della tua amicizia. Preghiamo. Vieni Signore Gesù. Signore, il tuo nome risuoni fino ai confini della terra e tutte le genti trovino la via che conduce a te. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Gesù, tu che sei venuto a redimere l'umanità, vieni ancora perché il tuo popolo non perisca, ma abbia la vita eterna. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, tu che hai dato agli uomini la libertà dei figli di Dio, conservaci il dono che hai conquistato a prezzo del tuo sangue. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Ed ora vogliamo raccogliere nella preghiera che ci ha insegnato Gesù tutte le nostre intenzioni di preghiera, soprattutto
quelle intenzioni che ci sono state affidate, consegnate, e tutte quelle che in questo momento sentiamo urgenti nella nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Fammi la visita guidata. E con la benedizione finale impartita in forma solenne dal ministro provinciale termina il rito dell'accensione dell'albero e della benedizione del presepe. Non ci resta, Fra Nicola, che rinnovare l'invito a gustare di persona queste due opere d'arte. Sì, l'ho detto dall'inizio, naturalmente non so se avremo ancora la possibilità da parte della regia e dei cameraman di avere qualche anteprima, ma naturalmente l'invito resta aperto e l'invito soprattutto che Fra Francesco, il ministro provinciale, ha un po' ripreso proprio da, come dire, dal cuore di Papa Francesco, quello di rinnovare questa tradizione nelle proprie case, nelle nostre case, nelle vostre case, perché davvero possa essere un segno forte e anche, per così dire, missionario, no? Del Natale di Nostro Signore. E allora nel nome di San Francesco e guardando le ultime immagini di questo particolare presepe molto articolato e molto significativo, vedete che proprio il guardiano sta illustrando il significato e diciamo il motivo di alcune scene non convenzionali, talune che caratterizzano questo presepe, al ministro provinciale e agli altri confratelli. Che, è un presepe vivente, si sì. Intravede già il segno della vita, un coniglio in questo un caso. Un coniglio vivente. Vedete, c'è anche un confessionale che chiaramente non c'era all'epoca a Betlemme, ma che ha il suo significato nell'ottica della redenzione, che è stato il progetto del Padre per il quale il Figlio si è incarnato e è venuto poi a morire sulla croce. Qui vediamo un forno con il simbolo del francescanesimo, le due braccia incrociate con le mani stigmatizzate, quella di Cristo e quella di Francesco d'Assisi. Vedete come il guardiano continua ad illustrare con il sottofondo degli zampognari che continuano a riaccendere l'atmosfera natalizia anche in questo momento. Ecco, almeno ecco, c'è questa immagine
in anteprima della Natività? Spero, forse no, forse no. Li hai trovati poi? La telecamera sta facendo vedere più la visita, ecco qui vediamo altre parti viventi del presepe. Vabbè, e allora dobbiamo accontentarci di questo per questa sera? Forse adesso stanno andando verso la scena della Natività. Intanto, Fra Nicola, tu parlavi dell'albero e del simbolo cristiano che l'albero rappresenta. Esatto, che in qualche modo ci rimanda proprio all'albero della croce che porta i suoi frutti di grazia, ecco perché è addobbato ed è un segno che è stato da sempre particolarmente caro ai popoli nordici. Ecco, c'è l'agnellino, che è proprio l'immagine per eccellenza proprio del presepio. L'agnello riporta naturalmente all'agnello immolato che è Cristo stesso. E anche ai pastori che sono stati i primi a ricevere l'annuncio della nascita del Figlio di Dio. Ed ecco che adesso dovrebbero avvicinarsi alla scena della Natività, se non sbaglio. Ecco, la vediamo, ecco. San Giuseppe, la Madonna, la mangiatoia e vediamo sul fondo anche, riconoscibile dalle orecchie, anche l'asinello. Il bue è anche lui inquadrato. C'è anche un camino, guarda, quest'anno... un presepe curato in tutti i minimi particolari. Esatto. Dobbiamo veramente fare un plauso a Padre Rinaldo e ai suoi collaboratori per il grande sacrificio che hanno fatto e anche per l'impegno notevole, perché a tempo di record hanno trasformato questo spazio antistante l'ingresso del convento in un vero e proprio presepe articolato. Possiamo dire che dinanzi al presepio si torna tutti bambini. Ed è questo forse il potere del presepio, la possibilità di ricondurci non semplicemente ad ammirare anche un'opera d'arte, qualora lo fosse, ma proprio ci dà la possibilità di entrare dentro un mistero grande, enorme, che solo, ecco, i bambini possono cogliere, perché è un mistero più grande di noi.